dicendo questa è la macchina del suo figlio che quadra su casa. Dove non è inquadrato, queste sono immagini di un sistema di videosorveglianza, lì c'è l'incontro con i ragazzi, ora vedrete i tre passare. E lì è via Boschetto? Sì, vedete? Si sono incontrati e lo sfidano. Lo ripassiamo un'altra volta così è ancora più chiaro. Questi sono l'inizio delle schermaglie che poi porteranno al delitto. I tre ragazzi incontrano il titolare, c'è già stato il diverbio al panificio e chiaramente vedete un gesto col braccio, vieni avanti, fatti vedere, affrontaci. Questo è emblematico di questo atteggiamento dei tre soggetti che... Guardi, sì, un evento tragico, un fatto di sangue gravissimo che richiedeva una risposta immediata, una risposta in termini di giustizia, una risposta da dare ai familiari e una risposta da dare all'intera collettività che è stata fortemente provata e scioccata da questo evento. L'indagine è stata un'indagine appunto speditiva, articolata, complessa per certi versi e si è avvalsa di un patrimonio informativo importante da parte dei militari che hanno operato. Questo patrimonio ha fatto sì di poter ricostruire un quadro dell'evento abbastanza chiaro già nei primissimi quasi minuti dopo l'evento, un quadro che poi si è delineato nelle successive ore. Ci sono tre ragazzini che vanno in giro anche armati la notte? Purtroppo sì, questa l'indagine proprio sta a dimostrare questo, che i tre ragazzi, si tratta di due minorenni, un maggiorenne, un ragazzo appena maggiorenne, autori dell'omicidio volontario, erano già armati nel momento in cui è iniziato il primo approccio, quindi la prima lite con la vittima.